Buon pomeriggio e buon sabato pre-Pasqua. Ovviamente siamo tutti in casa e con questo appuntamento ci diamo anche gli auguri appunto di una buona Pasqua in casa. Intanto incomincio a salutare il mio pubblico. Ciao amore della mamma, sempre dall'America mio figlio presente. Il mio compagno e nel frattempo Marianna, benvenuta Marianna. Auguri di Pasqua, ma tanto poi noi ci sentiremo anche domani perché non riesco a salutarti. Ecco qua, ho fatto un cambio e ritorno. E voilà. Allora, spero intanto che per le persone che erano collegate ieri vi sia piaciuta la puntata perché io sono rimasta affascinata dalle parole di Paolo, quando si parla del mondo dell'arte, è qualcosa che mi tocca tantissimo. Oggi invece ricominciamo a parlare di nuovo di make-up, ma affrontiamo un altro tema con non solo una carissima collega, bellissima, preparatevi, ma con una mia ex studente e parleremo appunto di wedding. Quindi, man mano che incomincio a salutare Romina, benvenuta, Isabella. Poi aspettate, scendo giù, saluto Sabrina e saluto Simona, eccola qua. E poi saluto, ehi Nicola, ciao amore, spero che tu stia bene, spero che tu stia bene. E speriamo di abbracciarci di nuovo presto. Quindi ormai siamo per iniziare la seconda fase di questa quarantena. Mua, ciao Nicola. E quindi si spera che appunto il periodo più difficile, almeno quello dello stare in casa, sia quasi sul finire. Quindi coraggio, ragazzi, ce la possiamo fare. E poi capiremo invece come ricominciare a ricostruire tutto il nostro mondo. Ed è con grande piacere che condivido il mio schermo con Simona. E ripeto, Simona è una. Ciao, splendida come sempre. Ciao, amore mio, bellissimo. Che bello vederti, A chi lo veramente. dici? A chi lo dici? Però Anche perché. non incomincio a piangere subito perché io mi emoziono, che è No, tantissimo che non ti vedo. già l'altro giorno quando ci siamo sentite è stata una grande emozione perché tu comunque si appartieni a un ricordo bellissimo che ho di Roma E degli anni. salutiamo Fausto, c'è anche Fausto in linea, Ciao, salutiamolo. ciao. Scusa che ti ho interrotto, farò solo dei gesti mentre tu parlerai perché così saluto tutto il pubblico che si sta popolando. Scusami. Ecco, no, perché veramente quando penso a Roma non posso che pensare che a te e a quello stage di trucco moda che ho fatto all'Accademia di Roma con te, che è stata l'occasione appunto in cui ci siamo conosciute, a parte tutto quello che mi hai insegnato, ma proprio l'amicizia che è nata da quell'esperienza. Sì, devo dirti che poi, ciao, ciao Fausto, benvenuto, spero tanto che tu stia Ciao Fausto! bene. Ne parlavamo proprio, parlavamo di te l'altro giorno con Simona, con grande affetto perché sei un grande professionista. Non ci conosciamo direttamente, ci siamo soltanto interscambiati, però abbiamo anche noi delle connessioni perché tutti e due abbiamo comunque lavorato con Pablo Patanè, che salutiamo. Anche di gran cuore, che è un bravissimo stylist, che ho tra l'altro sentito, e mi sono tranquillizzata che anche lui a Berlino stia bene. Allora, ti dicevo, non solo anche per me la stessa cosa, no? Perché sono stati tantissimi ricordi, ma poi il fatto che chiaramente da quello stage ne è nata una bellissima amicizia. Abbiamo passato veramente, boh, forse 2 anni prima che io poi decidessi di muovermi super intensi insieme. Anche perché era anche un periodo particolare per entrambe, periodo di Assolutamente. cambiamenti per entrambe. Assolutamente, assolutamente. E quindi è vivissimo questo ricordo. Poi chiaramente, come spesso accade con, appunto, soprattutto, non dico tanto la parte dell'amicizia, ma soprattutto. Ciao Carlotta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, ma soprattutto il No, comunque fatto. Fausto lo devi conoscere perché dire che è
Allora, a questo punto io lo invito direttamente, qualora ne avesse piacere, scriviamoci in direct message, anche perché anche lui, essendo un grande professionista, avrebbe tanto da dare alla nostra categoria e mi farebbe piacerissimo averti in questo mio World Talking, che è un modo di dare una mano chiaramente alla categoria e di stare tutti insieme. Quindi ne sarei veramente felice, Fausto. E E io noi sono felice che voi li conoscete. bene, bene, ma perché vedi, c'è sempre quando c'è il cuore in quel Give Love First, no? Che poi è diventato anche il think della mia azienda perché io sono fatta così, nascono delle cose magnifiche. Perché? Perché c'è la selezione naturale. E ti dicevo, è vero che poi ci siamo persi di vista perché poi tu sei partita, io sono partita, io ho fatto un excursus di 4 anni in Brasile, poi sono stata 2 anni in America. Insomma, ho girato un po' in lungo e largo proprio per la necessità di evolvermi, ma anche, come dicevi tu giustamente, di allontanarmi da quelle che erano in quel momento delle cose che mi addoloravano. E tu sai bene. Però è stato bellissimo ritrovarci e come ritrovo te, ho ritrovato in questo periodo di quarantena tantissime delle mie ex studenti che lì dove non hanno magari sposato la filosofia Vorro, che ne so, sono diventate Vorro Ambassador, anche perché noi ci siamo conosciute in un momento in cui la mia linea iniziava, era proprio agli inizi, era proprio agli inizi. Invece adesso ovviamente è diventato un brand che mano a mano sta prendendo piede sia in Italia che all'estero e quindi abbiamo fatto anche dei discorsi. Io e Però il te, discorso Luisa. della pigmentazione dei tuoi prodotti ancora me lo ricordo. Mi avevi spiegato bene. Però devi sapere, a proposito di questo, e poi invece parleremo di te, che da quel primo prodotto, da quel primo fondotinta ci sono state tantissime evoluzioni e la cosa di cui mi fa più piacere e in quasi tutte le puntate, lì dove posso, anche se l'argomento non è VOR dal mio profilo personale, però insomma con una collega come te ovviamente mi fa piacere parlarne, è che a quella pigmentazione che tu sai bene, che ricordi, sono state aggiunte tante altre cose belle e proprio a gennaio, in un periodo in cui non immaginavo che poi avrei avuto, come tutti noi ovviamente, questo fermo e questa steccata, avevo prodotto il mio ultimo fondotinta nel migliorarlo e ho ottenuto questa bellissima certificazione che spero a brevissimo di poterlo documentare perché adesso il fondotinta VOR esente completamente da parabeni e anche da siliconi. Ha una formula che può essere utilizzata da tutte le donne che in questo momento purtroppo stanno combattendo con il cancro e quindi durante radio e chemioterapia, che tu sai bene, queste donne diventano glabre e non possono utilizzare molti prodotti, la mia gioia più grande è stata poter veramente avere questa certificazione. Quindi a breve te ne parlerò. No, questa cosa è fantastica e poi mi interessa tantissimo proprio perché io ho in serbo un progetto con l'ospedale di Perugia proprio per il discorso delle malate di cancro e quindi sinceramente voglio che ne parliamo insieme proprio per aiutare le donne in un momento così difficile della loro vita perché anche in un momento come questo non dobbiamo mai smettere di rinunciare alla nostra femminilità. È anche una sorta di terapia che ti può aiutare ad affrontare meglio, con più forza, un momento difficile e drammatico come questo. Ti tocca Assolutamente. conoscere Paolo, come vedi, quando vuoi. Intanto c'è anche il Fausto, nostro non amico Paolo. Stefano dalla Sicilia. Ciao Stefano, benvenuto, così come tanta altra gente. Poi leggo Fausto che mi dice quando vuoi Valeria con enorme piacere e quindi ti scriverò in direct message così avremo modo di poter Preparati, organizzare eh? una bella puntata. Preparati, non soltanto prodotti Waterproof perché ti farà morire dal ridere. Fantastico, meraviglioso. Allora, diciamo che nel frattempo, da che eri appunto una mia ex studente, scusa Stefano, ero convinto che tu fossi dalla Sicilia, chiedo perdono perché forse ho fatto confusione tra le tante persone, ricordami invece da dove ci segui. Ti dicevo, nel frattempo, anche se noi ci eravamo perse di vista, io è vero che vedo pochissima televisione. Però un bel po' di tempo fa, a un certo punto, mentre stavo, non ricordo, forse cucinando, facendo qualcosa, a un certo punto sento la voce di Simona alla Rai. Dico, Un po' come Simona? inconfondibile questa voce.
La Simo! E quindi ricordiamo anche che tu hai avuto questa bellissima esperienza, e se ricordo bene, sia detto fatto con la Balivo, sia con la Guascio. Esatto, è proprio in questo contesto che io ho conosciuto Fausto Cavalieri, perché eravamo entrambi tutor di trucco a detto fatto e effettivamente è stata un'esperienza bellissima. Sai di quelle cose che magari provi senza crederci più di tanto, no? E invece è stato veramente bellissimo. Prima il primo anno con Caterina Balivo e poi l'anno dopo. Ricordami l'anno. Allora, parliamo di 2 anni fa e l'anno scorso. Esatto, 2 anni infatti. fa con Caterina Balivo e poi lei è passata a Vieni da me su Rai 1 ed è arrivata Bianca Guaccero, una persona veramente, entrambe due persone splendide. E proprio con Bianca Guaccero nelle prime puntate ho portato come ospite una cara amica, Rosalinda Celentano, che tu conosci. Madonna, la Rosalinda, amore, ma certo, la conosco e anche lei, anche se non è collegata, le mandiamo un augurio grande, sperando che ovviamente anche lei stia bene. La ricordo veramente molto di cuore, perché l'ho conosciuta in un'occasione di una Milano Fashion Week di qualche anno fa, perché siamo state tutte e due invitate ad un after party che era proprio closed all'interno di un appartamento, dove io ero stata invitata tramite Andy Fumagalli, che oltre ad essere un artista, ricordiamo, è l'ex tastierista dei Blu Vertigo, con cui ovviamente ho una grande amicizia. E in quell'occasione ho rincontrato Rosalinda, quindi credo appunto non questa stagione, ma la scorsa. Quindi la Una saluto anch'io con tanto persona affetto. con un grande, grande cuore. Poi te che la conosci lo sai. Esatto. Quindi scusami Stefano, perché nel frattempo ho visto scorrere il messaggio, quindi un grande saluto a Bergamo e quindi ovviamente ti siamo ancora più vicini. Forza Bergamo, forza Bergamo. Assolutamente, assolutamente. Senti, e quindi com'è stata questa esperienza? Quindi al di là dell'essere stata bene, ma cosa ti ha portato a livello di carriera? Detto Ma allora, fatto. beh, sicuramente la televisione, visto da molta visibilità, anche i social network, ma la televisione molto di più. E mi sono ritrovata un periodo, perché io attualmente vivo in Umbria, tu sai anche il motivo per cui sono tornata in Umbria, un motivo legato a una situazione piuttosto dolorosa, che è culminata con la perdita di mio padre. E quindi diciamo che mi sono trovata un po' anche a ridisegnare i confini della mia vita e lavorare, a Roma è una cosa, lavorare in Umbria sicuramente, è molto diverso. Si trovano molte più resistenze, molte più difficoltà e anche proprio il discorso make-up, ancora in certe situazioni è proprio da sdoganare. E quindi magari Immagino. mi sono ritrovata proprio a essere contesa quasi dalle spose per essere truccata nel loro giorno del matrimonio. E devo dire che sinceramente è stata anche una grande fortuna, proprio perché ci tengo a ripeterlo, in un contesto come quello umbro, diciamo che il lato artistico del make-up, è vissuto in un modo un pochino più limitato. Quindi Quindi, io. in qualche maniera, scusa che ti ho interrotto, no? Perché poi appunto il work talking, al di là di condividere appunto con persone della categoria, amiche, dare la possibilità ad ognuno, no? Di esprimere questo momento e di stare insieme. E anche, Simo, e tu ne sei la portavoce, perché conosco la tua forza di volontà, la tua caparbietà. Diamo anche a, così come molte truccatrici che spesso ovviamente si sentono perse perché magari non vivendo in città come Roma o Milano non vedono un futuro, diamo questo bel segnale che volere è potere, perché l'Umbria Assolutamente sì. sicuramente No. non è facile, e però tu ci sei riuscita e quindi lanciamo questo bel messaggio. Parlaci di cos'è il wedding e il tuo lavoro in Umbria, come l'hai conquistato? Beh, assolutamente, io credo che innanzitutto il passaparola è fondamentale.
Quindi se uno ci mette veramente il cuore, l'anima, ci si impegna tantissimo nel proprio lavoro, il risultato lo ottieni perché il passaparola è sempre positivo. Poi in Umbria bisogna muoversi tantissimo proprio con il discorso, wedding, quindi matrimoni, anche se in questo momento purtroppo, cioè, si delineano degli orizzonti non proprio positivissimi per il momento che stiamo vivendo. Perché proprio tutto il turismo e anche quello legato al mondo wedding sicuramente sarà penalizzato, perché io lavoravo tantissimo, prevalentemente con matrimoni proprio di persone che vengono dall'estero. Ma sono convinta che, a parte una prima fase iniziale sicuramente dura e di assestamento, poi le cose piano piano potranno senz'altro ripartire, cioè me lo auguro fortemente, perché c'è da dire che l'Umbria si presta tantissimo a questo ed è un contesto meraviglioso e Allora, suggestivo. guarda, l'Umbria la amo, la conosco, l'ho incominciata a conoscere non tanto Perugia, ma quanto Spoleto, perché su Spoleto io ho una delle mie war ambassador, dove il papà, che tra l'altro appunto è il direttore di una delle case di design di haute couture più antiche di Roma, ha un bellissimo castello proprio nel centro storico di Spoleto. E quindi abbiamo tentato di creare uno spazio dove, al di là dell'esposizione degli abiti di couture, si potesse avere un momento anche di partecipazione con quello che è il mondo del make-up, legato anche alle modelle, quindi una sorta di agenzie di modelle, il mondo della couture e il mondo war make-up, chiaramente portato da lei a Spoleto. Ovviamente Spoleto è molto piccola, veramente molto piccola, quindi È al di là molto del piccolo. molto piccola e al di là della È anche un bellezza. po' provinciale, senza, no, perché io amo Spoleto, è bellissima, però effettivamente lo Spoletino è un pizzichino. Esattamente. E quindi in sostanza non è decollato completamente questo progetto proprio per queste limitazioni di cui tu parli. Però ci stiamo provando, ci stiamo Magari pensando. chissà, possiamo anche valutare qualcosa su Perugia. Ma magari, amore, ne sarei Chissà. felice e onorata, e lo sai, e lo sai, e lo sai. Vale, lo sai quanto ti voglio bene. Senti, ma ti ricordi a questo proposito, a proposito della mia linea di make-up, mi è venuta in mente una cosa, un prodotto in particolare di Vore. Lambert. Lambert. No, voi L'amico delle donne! dovete sapere Adesso te lo faccio vedere. no. Eccolo qua, eccolo qua. Anche se sembra bianco, ma è lui, è l'amico delle donne. Mi manca tanto Lambert. Voi dovete sapere che questo prodotto è una polvere magica, veramente una polvere magica, che ti cancella completamente le occhiaie, anche se non hai dormito nemmeno un'ora. Guarda, io facevo di tutto pur di averlo. Ti ricordi quando ce ne mettevamo la sera, quando uscivamo, che eravamo Veramente talmente tanto. Lo sapevo che te lo ricordavi, io lo sapevo. No, Lambert non me lo posso dimenticare proprio. Ogni tanto poi fa anche pensato. Anzi, guarda, Adesso ora trovo il modo per riaverlo, Vale. Farò un a questo meglio. proposito, visto che ci sei tu e ci sono ovviamente tantissimi truccatori collegati, voglio ricordare, perché in questo momento stiamo appunto sul mio profilo personale che è Valerio Orlando Official, ma ovviamente su Instagram esiste anche l'Instagram dell'azienda che è Vore Makeup. In questo momento, proprio a partire da oggi fino, anzi no, oggi è 10, no, mi sono persa, oggi è già 11, no, da Non lo chiedi ieri, perché mi sono completamente infatti, persa. da ieri e fino a giorno di Pasquetta abbiamo attivato questo bellissimo giveaway dove chiunque può partecipare. C'è un regolamento, quindi basta seguire, chiaramente come tutti i giveaway, basta seguire la pagina, basta nominare tre persone e poi sia la persona che nomina sia le persone che sono nominate per poter partecipare all'estrazione
Devono fare una storia a casa, ovviamente non col trucco Vor Makeup, ma una storia a casa con l'hashtag io resto a casa con Vor Makeup. E il 14 facciamo l'estrazione. E magari arriva Lambert. Allora, appena finiamo la diretta, mi attivo. Brava, brava. Bene. Ma lo sai che mi piaci tanto con questo colore di capelli? Guarda, io ti devo dire, è ormai credo il terzo anno e tu sai bene che io con i capelli non ho mai avuto pace, nel senso che comunque a me piace cambiare. Poi quando è arrivata di nuovo questo, diciamo, modo di poter ricolorare i capelli, che per me ovviamente, che vengo dalla classe anni 70 e ho vissuto gli anni 80, ricordo bene gli anni 80 di David Bowie, dove ci coloravamo non i capelli, ma uscivamo con queste magliette super sgargianti, no? Perché era il periodo del fluo. Però eri giovanissima negli anni Ottanta, giusto? Mamma mia, ero proprio Una piccina, no? Ero piccina. bambina. No, allora, guarda, Simo, tu lo sai che io non ho mai avuto problema. Intanto saluto le persone che si stanno collegando. Ciao, ciao, ciao a tutti. Non ho mai avuto problemi nel dichiarare la mia età. Quindi quest'anno a febbraio sono stati 49, l'anno prossimo a febbraio saranno 50 e faremo una grandissima festa. Tutte con l'Amber, Tutte con naturalmente. l'Amber, Tutte con ovviamente. l'Amber. E questo sta sempre anche a dimostrare che quando poi fai delle cose che ti fanno stare bene, al di là chiaramente magari della fortuna di avere un particolare lineamento, di essere capace comunque di saperti un attimino, no? Attrezzare un pochino meglio e quant'altro, però sicuramente giornalmente una buona skin routine, utilizzare dei prodotti molto buoni, l'alimentazione e il bere, come abbiamo Bene, sempre fatto, molta acqua, cercare anche di dormire. come abbiamo sempre fatto io e te, porta chiaramente ancora 50 anni, tutto sommato, ad avere un viso che mi permette di fare queste dirette in completa serenità, Guarda, dicendo con orgoglio che sono quasi 50, quindi. io Vale ne faccio 44 il 31 di maggio. Come direbbe Mara Venier, ti voglio bene, amore della zia. Amore, grazie. Eh sì, eh sì. Me too. Me too, me too, me too. Senti, quindi a proposito, ritornando quindi all'argomento del wedding, perché anche io, diciamo, quello che è la parte che al di là dell'azienda, al di là della moda, al di là delle mie partecipazioni nel mondo dell'arte, delle mie masterclass nazionali e internazionali, per cui voglio dire non sto mai ferma. E anch'io collaboro con delle wedding planner, soprattutto in quello che è il mondo di Como, quindi tutta quella parte che chiaramente viene utilizzata E si presta tantissimo per come location. Esattamente, esattamente. E anche lì parliamo di matrimoni dove nella maggior parte dei casi sono stranieri. E quindi ti capisco perfettamente Io non so se perché. hai notato quanto sono precisi generalmente. Nel senso, a me soltanto mi è capitato soltanto con matrimoni stranieri di avere proprio la scaletta con l'orario preciso da rispettare per la sposa, la damigella, l'altra damigella, cioè sono veramente super organizzati, super fiscali e anche molto molto seri. E E quindi ti posso però dire anche una cosa, non so se tu sfondi come me questa differenza, che chiaramente non vuole essere un giudizio o un pregiudizio, ma semplicemente un modo di affrontare in maniera diversa le cose. Nel senso, le spose italiane, no? Sono sempre circondate nella decisione dalla mamma, dalla zia, dalla sorella, e ogni volta che devono prendere una decisione con quello che è il consulente d'immagine, il makeup artist che la segue, più che fare un discorso con lei, lo devi fare un discorso con tutta la famiglia. Invece con le assolutamente. straniere, a volte a me capita di fare le consulenze online e senza neanche fare la prova, ci vediamo direttamente il giorno del matrimonio. E poi da sole, senza E poi nessuno. da sole, senza nessuno. Quindi, Assolutamente. anche tu quindi mi dai la prova di questa differenza. Quindi
Donne italiane, sappiate che quando voi scegliete una professionista sulla base del vostro sesto senso, perché comunque la sentite molto vicina a voi, avete visto i suoi lavori sul sito e comunque quella persona vi convince, non vi fate alterare da quelli che sono i parenti, cercate veramente di vivere questo momento che è quel giorno e deve essere per voi un giorno di gioia e di serenità, È un non di flusso anche di stress. energie, uno la deve proprio assecondare in qualche modo. Esattamente, esattamente. E Quindi cercare di vivere prendete anche il più spunto. positivamente possibile, Eh già. senza troppe ansie, perché è un momento talmente bello della vita, no? È un viaggio per la vita e quindi io credo che vada vissuto assolutamente in modo positivo. Invece qualche volta mi rendo conto che non sempre è così. Quindi io quando mi metto con tutte le mie cose a truccare le spose, la prima cosa che faccio è mettere musica classica proprio per rilassarci tutti. Lo fai anche Chiaro, tu? è certo, No. è certo, è certo, è ovvio, è ovvio. Allora, proprio ieri che ho fatto questa puntata con questo artista che tra l'altro Ieri ti ho fatto. purtroppo non sono riuscita a Non seguirti. ti preoccupare perché comunque anche questo, brava che mi hai dato l'input di poterlo dire. È vero che sono indietro di due puntate che devo caricare sul mio canale YouTube, però sul canale YouTube di Vore Makeup tutte le puntate del Vore Talking, quindi anche la nostra, saranno visibili sul canale e quindi le puoi vedere tutte le volte che vuoi. E poi ovviamente ti manderò invece il video della nostra puntata, perché così chiaramente rimane un forte ricordo di noi, di questo bellissimo momento insieme. Intanto, Con la ciao speranza che Stefano. riusciremo anche a vederci molto presto. Assolutamente sì, te lo prometto. Stiamo sempre facendo Assolutamente date, sì, no? assolutamente sì. E peraltro, anche sempre continuando a parlare di wedding, io ho notato anche un'altra differenza. Ma un po' questo, sia che si parla di Italia, sia che si parla quindi di spose italiane, sia che si parla di spose estere, lì dove c'è la figura del wedding planner, fortunatamente, non so se capita anche a te, ho la fortuna di poter anticipare il momento della scelta dell'abito. E quindi di valutare rispetto, tu lo sai perché essendo stata una mia studente, tu sai per quanto riguarda l'armocromia solare e lunare, per me quanto sia importante. E quindi la scelta dell'abito, quindi scegliere un abito bianco optical piuttosto che un avorio, un corda o comunque tutti questi altri colori anche un po' rosa metallizzati, perché nella modernità fortunatamente la sposa non è soltanto abito bianco classico. Così come il Oggi make-up della sposa, ormai è un make-up che va personalizzato. esattamente, però sono veramente felice perché devo dire che ormai non mi capita spessissimo di fare i matrimoni dove mi contatta direttamente la sposa, sia per un fattore di tempo, sia perché appunto lavorando con le wedding planner ho l'agenda durante il periodo dei matrimoni sempre molto piena. Però sono felicissima del fatto che nella mia doppia natura di, anzi tripla in realtà, makeup artist, hairstylist e anche consulente d'immagine, quando riesco chiaramente con le wedding planner che ormai si fidano di me a poter fare l'intervista, sia che sia una video intervista oltreoceano quando sono spose appunto che vengono da altri continenti, sia che siano delle europee che magari vengono semplicemente a Como per vedere la location e quindi approfittiamo per fare una prova e per incontrarci. La bellezza è che la wedding planner, sulla base di quello che ormai dico io, anticipa il momento della scelta dell'abito e quindi io ho quasi sempre il colore giusto che già migliora del 50% se armocromaticamente va bene ed è compatibile con la persona, aiuta moltissimo poi anche il make-up. Assolutamente. Nel frattempo continuo a salutare perché chiaramente c'è tantissima gente. Sposina, vedo. Ciao. Eh sì, perché ovviamente, ripeto, allora, intanto Lei è adesso, stata facile perché è talmente bella che. però voglio dire,
Tutte le persone che adesso si stanno collegando sono un po' il tuo mondo ed il mio mondo, dove sicuramente all'interno dei nostri mondi, essendo appunto tutte e due professioniste della stessa categoria, c'è tanta gente già che ti conosce. Però per chi non conoscesse Simona, al di là appunto della sua professionalità e della sua simpatia, seguitela sulla sua pagina Instagram e sulla sua pagina Facebook, perché è una professionista a tutto tondo. Buon lavoro, cara. Questa sposina che ho truccato è un medico e quindi Allora, grande stima. i nostri eroi, appunto, come ormai è stato più volte detto. Assolutamente, assolutamente. Proprio hanno tutta la nostra stima. Assolutamente. Poi, sai, io ovviamente, rispetto a tante altre persone, o da quando mi sono ormai trasferita a Milano, ho vissuto questa situazione di lockdown che, mentre per altre regioni d'Italia, siamo forse alla quarta settimana, per noi su Milano è la sesta settimana. Ma io credo che da voi sia particolarmente pesante, particolarmente evidente, serrato, nel senso, no? Cioè, Sì. qua in Umbria, in qualche modo, io credo che forse lo viviamo sicuramente molto male, però ci sono spazi più aperti, c'è più campagna, invece in città sicuramente uno lo vive, lo percepisce in una maniera diversa. Guarda, io quando mi affaccio, visto che comunque sono abbastanza in centro, a Milano, e vedo il centro così vuoto, adesso già quasi ci ho fatto l'abitudine, e non è bello fare l'abitudine a questo, ok? Perché il mio pensiero già va nel momento in cui uscirò, se mi sembrerà normale, a volte ci penso, se mi sembrerà normale poter riuscire, perché dopo 6 settimane che sei chiusa a casa. Perché credimi, il mio compagno, per esempio, va a fare la spesa, va a fare le cose, evita ovviamente che io possa comunque avere l'opportunità di fare delle cose dove lui mi evita, e quindi lo ringrazio perché è chiaramente il mio cuore. Però penso veramente, nel momento in cui uscirò, come vivrò questo momento? Perché già soltanto quando scendo qui sotto dalla signora che ha le cialde del caffè ed è proprio sotto al portone, quindi non faccio altro che uscire. Eros. Ciao a tutti ragazzi e grazie per essere qui. E scendo soltanto un attimo e poi ritorno su, mi fa impressione. Cioè, è come se non fosse normale, perché è spettrale, è vuoto. Puoi vedere tutta questa gente con le mascherine. Non credo Io che. adesso esco per fare la spesa, non vedo l'ora di tornare a casa perché mi sento tranquilla solo stando in casa. E quando sono fuori, a parte non sentirmi tranquilla, mi sembra quasi di essere in colpa in qualche modo. Mi sento quasi in colpa per essere fuori, anche se chiaramente uno deve fare la spesa o andare in farmacia perché può esserci un farmaco che ci serve. Però è una situazione talmente surreale alla quale io credo che molte persone che hanno fatto difficoltà a rimanere a casa, io non le voglio giustificare, ma in parte le capisco, perché per noi che eravamo abituati a fare qualunque cosa, tutto quello che volevamo, abituarci a una situazione come questa è veramente allucinante, veramente incredibile da riuscire a comprendere, ad accettare. Beh, guarda, io non so se ti è capitato, perché poi ho visto appunto che su Facebook, perlomeno, ovviamente hanno censurato le immagini proprio un po' più forti, ma proprio 3 giorni fa, su Corso Buenos Aires, un uomo completamente nudo, vagava per Corso Buenos Aires. E Corso Buenos Aires è come dire Via del Corso, quasi Via del Corso a Roma. Ed è stata un'immagine vedere quando mi è arrivato questo video, ho detto Signore Santo, cioè il mio cuore, il mio pensiero è arrivato a quelle persone che in questo momento, ovviamente, già non stavano bene a livello psicologico, ok? E che in questa situazione di lockdown, non potendo magari essere aiutate da quelli che sono le persone di supporto che aiutavano queste persone, ovviamente si ritrovano in questa condizione di completo smarrimento e chissà quanta sofferenza appunto ci sia dietro a tutto questo. Quindi, rivolgendomi invece alle persone che dicevi tu, che appunto noi non giudichiamo perché non ci interessa giudicare,
Però appunto ormai questa prima fase della quarantena sta finendo. Teniamo forte, ragazzi, perché uno sbaglio di ognuno di noi corrisponde a creare un problema agli altri. Come ha detto Simona, bisognerebbe avere la responsabilità non solo per se stessi di tutelarsi, ma anche di sapere, di immaginare che tu puoi fare un danno a qualcun altro. Quindi io mi Non auguro. vanifichiamo tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, perché nessuno di noi è felice di No, stare a casa, no. nessuno, però lo dobbiamo fare per noi. Esattamente, però lo dobbiamo fare per noi. Quindi so bene, perché tu sai che io voglio dire, sono siciliano, mio fratello che sta in Sicilia, e oggi ho visto appunto tutte le forze di polizia che dalla Valle d'Aosta, voglio dire, alla Sicilia, per ora sulla rete autostradale, stanno facendo questo grandissimo lavoro di evitare che le persone possano muoversi per andare nelle case al mare, per andare, vi Ma prego. secondo te qualche incosciente non Certo. andrà in giro? Allora, guarda, io ti confesso, Simona, che almeno da sotto casa mia succede una cosa molto particolare, che ormai, siccome si verifica ogni giorno, diciamolo, ogni giorno, sono convinta che ci sia veramente gente che magari verso le 4 del mattino approfitti di uscire per non andare non so dove, e non voglio immaginare che ci siano, insomma, altre situazioni invece losche dietro. Però, mentre durante il giorno veramente io sul viale non vedo passare né una macchina, nulla, di notte c'è un traffico che è una roba che io dico: ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Vale, ma non mi ha riconosciuta, sono io. In Sono io. capisci? Sono proprio io. Vado ad arrotondare. Ah, ecco. E con Dai, questo, ogni tanto infatti, una risata perché in un momento così difficile fa tanto bene. assolutamente ci sta. E Ci con te sta. volevo affrontare anche un tema importante. Perché tu, oltre ad essere una mia carissima amica, lo ribadisco, e oltre a essere una professionista che stimo moltissimo, già ho detto al pubblico che ci segue: guarda, mentre te lo dico, non lo so se si vede la pelle d'oca, perché l'argomento che sto per trattare è un argomento che io ho vissuto con te e ti ho seguita nel tuo percorso. E vorrei che ne parlassi perché, appunto, io sono in una città dove moltissima gente che ha avuto e vive la tua stessa situazione ha trovato un'oasi, perché Milano poi è una città veramente, no, di grandissimo cuore. Però non è tutta l'Italia così, e vorrei appunto che ne No. parlassi al nostro pubblico. Beh, sì, io diciamo che quando sono nata il mio nome era Simone e quando diciamo ho capito quale doveva essere la mia strada, l'ho affrontata con grande dignità e con tutta la forza che potevo avere. E tu, Vale, sai quanto, no, ti ricordi anche con te, io inizialmente ho fatto fatica a raccontarti quella che era la mia storia, proprio perché, sai, per alcuni aspetti hai sempre paura che le persone ti discriminino, che le persone non possano capire, che le persone non ti accettino, e anche da un punto di vista lavorativo che ti possano creare dei problemi. Effettivamente, a me è anche successo questo, di essere discriminata per il mio genere a livello lavorativo. Ciao Cri, ciao la mia amica. E credo che ormai non sia più assolutamente accettabile tutto questo, perché No. dietro una storia come la mia, quella di una donna transessuale, ci sono tanti sacrifici, ci sono Vedi però le tante. belle persone, i baci che ti mandano, amore mio. Ci sono tanti dolori, tante rinunce e voglio dirlo, anche tanta normalità. Perché probabilmente sono proprio le situazioni che non si vogliono conoscere quelle che possono spaventare, ma perché spesso non si vogliono conoscere. E in una realtà come l'Umbria, effettivamente non è facile. Io sono tornata anche in Umbria, come tu ben sai. Ciao Simona, sei benissima, resta come sei. Grazie, Mariana, grazie. Assolutamente sì, viva Simona!
No, ti dicevo, io sono tornata in Umbria anche per il discorso legato alla malattia di mio padre, come tu ben sai, un luogo dove quando ero una ragazzina sicuramente ho sofferto tantissimo, ho subito atti di bullismo veramente importanti e devo essere sincera, una parte di me non riesce a dimenticarli e forse non li ho neanche superati del tutto, però uno deve andare avanti per la propria strada. Sempre fiero di quello che è, con grande serenità. Questo è quello che faccio io ogni giorno. È chiaro, io sono consapevole che la mia vita probabilmente sarà sempre un pochino in salita rispetto a chi non ha fatto una scelta, un percorso come il mio, però va bene così. Ti aggiungo una cosa però, Simo, e questo appunto il mio non vuole essere, ripeto, un giudizio, tu mi conosci, io sono proprio una persona che ha sempre pensato vivi e lascia vivere. Le persone se non fanno del male agli altri, ok, sono secondo me libere di scegliere come vivere al meglio la loro vita. È chiaro che il consiglio nel vivere senza fare del male agli altri andrebbe sempre nella considerazione di volersi bene e di evitare di farsi del male a se stessi, però esiste anche quello, e lì dove uno si vuole proprio fare del male perché non sopporta e ha delle pesantezze nel cuore dovute appunto ad una crescita difficile o altro, se, ripeto, non va a danneggiare la vita degli altri, è accettabile anche quello. Però, ripeto, spero che sia sempre meno le persone che, avendo avuto dei problemi, poi rinuncino alla loro vita o rinuncino comunque a quello che è un atteggiamento di fiducia nei confronti delle altre persone, proprio perché hanno subito bullismo, proprio perché hanno subito cattiveria e altro. Però, Ma Simo, sai Vale, ti volevo dire una cosa. vai. Non sempre è facile volersi bene quando ci sono delle persone che per delle loro resistenze vogliono farti sentire sbagliata. Vuole Bravo. anche. Hai sfondato la porta, però ti volevo dire proprio questo. Allora, tu mi conosci, Tu mi conosci bene e sai che tipo di donna sono io. Al di là di quello che poi, appunto, la gente che non mi conosce possa dire, possa pensare, mi basta sapere che le persone che mi conoscono, invece, tra quello che è il video, Instagram, e la realtà, ci sia proprio una coincidenza, ok? Per cui essere vera, reale, e io lo sono sempre stata, quindi non lo mando a dire o mi ami o mi odi, perché purtroppo non ho le Io lo posso coincidenze. testimoniare. Benissimo, ciao Arianna, ecco, Arianna è una delle mie ragazze. Ciao Ari. Arianna. E però ti volevo dire che purtroppo, e questo mi dispiace dirlo, però è qualcosa di molto italiano, perché è legato anche a molti preconcetti religiosi, ok? Assolutamente. Quindi all'estero non è così, e io che ne ho avuto la possibilità, e poi ovviamente avendo vissuto 4 anni in Brasile, puoi ben immaginare quanti dei miei colleghi erano transessuali, quanti erano viados, quanti modelli transgender ho conosciuto, che sono poi un sacco di persone che ho ritrovato anche qua a Milano, perché ti dico, Milano appunto, rispetto a tutto il resto d'Italia, è diventato proprio un punto di raccolta per la capacità che ha Milano di lasciar vivere le persone come vogliono, nel rispetto ovviamente di questa città. Quindi anche l'occasione del Vanity Fair. Ah, con Cosa? la Ah, certo, però dicevo. Montreal. Da Montreal, va bene, allora forse si è sbagliata perché non conosce bene l'italiano. Simo, na. No. Però appunto. Faremo con Bona, no? Ma Si può. Bona, t'ho detto prima che eri Bona, l'ho detto in tutte le maniere, in tutte le salse, che sei Bona. Guarda, oggi me lo devo dire da sola perché ci siamo sentite prima, tu lo sai, è una giornata particolare, un po' difficile, ma non volevo rinunciare a questa diretta con te per niente al mondo, proprio perché ti Grazie. voglio un bene infinito e ti stimo veramente tanto. Lo so, lo so, lo so. Lo so Sono e qua l'apprezzo veramente per veramente te. tanto.
Però ti dicevo, i preconcetti, quelli di cui tu stai parlando, io li ho vissuti, ok, anche io sulla mia pelle. Oggi proprio, sai, c'è uno strato corneo che ormai con la crescita e con l'età vai avanti a molte cose. Ma quando ero molto giovane, agli inizi della mia carriera, siccome sono sempre stata una estroversa, una che si è sempre spinta oltre, una che si è sempre documentata, purtroppo devo dire che mi sono ritrovata in una condizione simile alla tua, dove ci sono stati dei momenti in cui ho dubitato di me stessa e ringrazio Dio invece di aver avuto di nuovo quel focus che mi ha riportato al centro di me stessa, nell'avere non solo il rispetto di me, ma nell'avere fiducia in me stessa. Perché quando vedevo che dopo un lavoro con un team, un qualsiasi team, non venivo più richiamata, o piuttosto venivo volontariamente esclusa, il mio pensiero era: ma cos'ho di sbagliato? Cosa ho Ma fatto di male o di cosa ho sbagliato? fatto di Certo. male? Ok, quindi te la fai la domanda, perché pensi di essere tu sbagliata? Invece poi ho capito nel tempo, ma l'ho dovuto capire da sola, perché sai bene anche che sono pochissime le persone come noi. Alessandra, Ciao scusa, va. Alessandra, benvenuta, ma no, certo, lo devi fare. Sono pochissime le persone, come diceva mia madre, che ti dicono lavati la faccia perché sembri più bella, perché invece è più facile ferire, perché l'abitudine è, se tu hai delle capacità, per molte persone significa metterti da parte perché sei un ostacolo, e io questo l'ho dovuto imparare nel tempo, e quella poi è diventata la mia forza, quindi Posso da ricorda dire anche questo. una cosa, Vale, che quando sei anche carina, Sì. diciamo, devi morire, proprio Ecco, sappiamo senza anche nessuna questa cosa cosa. perché molte donne sono convinte che poi le donne belle, ok, hanno avuto tutto dalla vita e che sia tutto semplice, ok? Al di là del transessuale, al di là dell'essere realmente donna, ok? Non è così, sappiate che non è così, e questo appunto di Simona ne è una testimonianza, perché poi c'è tanta cattiveria in giro, Assolutamente. che la vediamo anche in questo periodo, no? Come appunto avrei potuto sentire, vedere di gente che si leva la mascherina e sputa sulla frutta, ma con quale logica? Se vai al supermercato oppure Ma cosa gli possiamo dire a queste persone? C'è proprio assolutamente nulla. Cioè, sono gesti che ti riempiono di un'amarezza infinita, ma che io proprio non riesco neanche proprio a giudicare, cioè questa gente proprio ha tutta la mia pena. Sì, poi ti dico, io nei miei percorsi di neuroprogrammazione linguistica, perché sai bene che comunque quelli che sono poi i percorsi che io faccio agli studenti non sono soltanto tecnici, ma sono anche, no, per rinforzare la persona in qualche maniera. E tu Possiamo quanto solo sei brava. dirgli, dice Fausto, andare. Siamo d'accordo con te, siamo d'accordo con te. Digli, spero, andate a fare in cuore. Certo, ha ragione Fausto. Siamo d'accordo con te, Fausto, appunto, siamo d'accordo con te. Ho capito nel tempo, ma questo non è una giustificazione, ovviamente, perché dipende sempre dalla capacità che hai tu di evolverti. E qui mi viene in mente una frase romana molto bella che dice, e siccome tu hai vissuto a Roma e il romano bene o male si capisce, c'è un'espressione a Roma che si usa che è molto centrata e si dice o ti elevi o Ciao Omar. ti elevi o te levi. Capito? Basta cambiare l'accento. Ti apostrofo elevi oppure te levi, cioè o te levi e te ne vai come ha detto Fausto, oppure riesci a prendere una direzione. Quindi ognuno Guarda, di io devo noi. dire che quando passavo per la strada spesso mi capitava di sentirmi affata. A magica, a magica, no, E io ne sono testimone, e io ne sono testimone, ragazzi, perché quando si usciva con la Simo e con l'amica delle Simo, al di là di divertirsi
tantissimo, ma ovviamente è Cuccava inevitabile. di Ti brutto. cuccava di brutto, assolutamente. Però diciamo anche che appunto la tua forza e la tua determinazione lì in Umbria, e così negli ultimi 10 minuti possiamo raccontare anche questa perla di te, perché appunto in Umbria c'è anche una manifestazione simile chiaramente a delle manifestazioni che si fanno anche in Toscana, che richiamano chiaramente il Medioevo, dove tu sei con la tua determinazione, con la tua pulizia, con la tua bellezza, ok? Hai bucato proprio il muro dell'omertà, il muro del giudizio, e raccontaci questi Assolutamente. ultimi 5 minuti. Sì, si tratta della Quintana di Foligno, che è una giostra a cavallo e rievocazione storica in abiti barocchi, che è una tradizione che nasce prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi sono tantissimi anni che c'è questa tradizione. È una sorta di, non so, Palio di Siena, però chiaramente traslata al Cinquecento. E io quando ero piccola, che vivevo a Foligno e vedevo questo corteo meraviglioso con questi abiti stupendi, le acconciature, dentro di me pensavo, se un giorno riuscirò a sfilare la Quintana, chissà, poi forse, ma come si dice, posso anche morire, perché per me era una cosa assolutamente impossibile da concretizzare. E invece poi sono diventata qualche anno fa la prima dama di uno dei rioni della Quintana di Foligno, che significa, diciamo, colei che rappresenta la bellezza all'interno del cuore. Grande Simo, grande Simo, perché sei un modello, un esempio per tantissima gente. Ripeto, appunto, Tu, questo Vale, è il lo sai che caso. sono tignosa, Lo vero? so, lo so, lo so. E quindi, appunto, chi c'è male, via. Down, down, No! down, down. Perché tanto diciamolo che con la positività, con l'amore, con la capacità di donare agli altri, trasmettendo quello che si ha dentro, e tu, ripeto, ne sono testimone, l'hai sempre fatto, perché hai aiutato me anche tantissimo in dei momenti molto difficili della mia vita. Anche tu me vale. Lo so, ed è per questo che siamo ancora qui a parlarne, perché queste cose, al di là, appunto, può arrivare il Covid, possono arrivare delle altre cose brutte, possiamo non sentirci per anni, però se tu sei sempre stata sincera, sei sempre stata vera, hai dato il cuore, le persone non si possono dimenticare di te. E si crea una grande selezione naturale, che è quel micromondo. Io, sai, lo immagino proprio come un cosmo all'interno del cosmo, dove ormai ho deciso chi sta dentro quel mondo e chi no. Ecco, vedi, ne è arrivata un'altra, che è un'altra mia carissima amica, Sonia da Roma. Amore, ciao Sonia! Infatti, vedi, non date retta a chiacchiere, perché Sonia è un'altra di quelle persone che si batte, ok? Se tutto il mondo va così e ci sono persone come noi che invece vanno così, ecco, siamo tantissime, Sonia ci credimi. piace, ma poi sai cosa? È che le persone simili, le persone positive, le persone che hanno questa energia bella si trovano. È la legge È così. dell'attrazione, è la legge dell'attrazione. In qualsiasi parte del mondo, e io che ho girato in lungo e largo, ecco, ti racconto una perla, che per me è veramente una perla ed è una dimostrazione di quanto quello che stai dicendo sia vero. Come dicevamo, io ho vissuto 4 anni in Brasile, e il motivo di vivere e di scegliere di vivere in Brasile è stato il fatto di aver avuto una storia con un uomo brasiliano, ok? E quindi per amore ho scelto proprio di andarmene e di andare in Brasile. Poi lì mi sono trovata benissimo, perché per 4 anni ho lavorato per Condé Nast Sud America. Quindi voglio dire, non sono mai stata una Ma vogliamo che si dire deve. come parli il portoghese? E ho fatto perfettamente. Vai via! E a gente não entende. E quando também eu trabalho aqui com modelo brasileiro, eles sempre falam: Nossa, não pode ser que você não é brasileira. Per dirti quanto io appunto amo il Brasile. E nonostante la storia col mio compagno sia finita e c'è un grande rispetto tra me e lui, tra il mio ex compagno, la cosa che mi riscalda il cuore, credimi, ed è successo proprio anche qualche giorno fa, è che i suoi genitori, che hanno
Rispettivamente, lei 80 anni e lui 85 non mancano da quando ci siamo lasciati e da quando io ho lasciato il Brasile. Non c'è mai un anno del mio compleanno che non arrivi quella telefonata dal Brasile. Mai. Bella cosa. E in Ma più, tu vai resti nel cuore, però è così. proprio in occasione del Covid, hanno fatto prima loro di quello che era la mia intenzione, cioè di chiamarli e di sapere, ovviamente, essendo anziani, come stessi. E questa telefonata mi ha riempito veramente il cuore perché, ripeto, magari il vicino di casa, come mi capita, neanche ti dice buongiorno e buonasera, però a Certo. migliaia di chilometri invece la gente che vuole arrivare a te ci arriva. E Assolutamente. quindi di tutto il resto non mi interessa, io voglio creare il mio mondo che appunto nell'ambito lavorativo è stato quello di portare avanti questo team che ormai lavora con me alla Milano Fashion Week, alla Parigi Fashion Week, siamo stati anche a New York Fashion Week, abbiamo fatto tantissime cose, loro si fidano di me e sanno che io me ne andrei a morire per loro, perché da soli non si va da nessuna parte e la forza del team per me, almeno per me, è fondamentale, così come anche il valore e la trasparenza di quello che faccio. Sicuramente non sono un brand straconosciuto, ma neanche mi interessa più di tanto, perché non so quale sarà il destino mio e del mio brand. Però fino a quando sentirò qui dentro quello stimolo che mi porta ad andare in giro per il mondo a parlare del mio brand, come sta succedendo adesso in Armenia, prima che arrivasse il Covid, come saranno i miei appuntamenti a San Pietroburgo appena usciremo da questo momento, come sarà Doha ad ottobre, ok? Io andrò avanti e non mi fermerò perché il mio desiderio più grande è proprio quello di raggiungere più persone possibili e il giorno che non ci sarò, esattamente come mi sono disegnate qua la mia mamma e mio papà, e io me ne andrò insieme a loro, vorrei lasciare a tutti i miei ragazzi, un po' come è stata la storia di Chanel, come è stata la storia di tante altre persone, io ci credo fortemente e vorrei lasciare il World Makeup anche dopo di me, anche dopo di me terrena, insomma, questo è il mio desiderio più grande. E siccome appunto quando si sta bene poi l'ora vola perché Vola, sono già assolutamente. vola e purtroppo È Instagram stato bellissimo, Vale, è veramente. Non stato sai come sono meraviglioso, è stato veramente. meraviglioso. E Io grazie guarda, per ogni questo spazio. tanto con le mie caldane da menopausa ho questo bellissimo ventaglio di Isabel Marant. Fantastico. Io ho messo una bottiglia dell'acqua così mi idrato. Ti ricordi anche l'acqua sempre in continuazione, l'acqua porter che ci portavamo ovunque. Che meraviglia! E quindi con questo io ti saluto. Noi ci sentiremo però per darci gli auguri anche in privato e poi ovviamente Assolutamente. abbiamo un discorso da portare avanti. Quindi ti saluto con tanto Vale, affetto. grazie, ti voglio bene. Anche io un Ciao bacione, a Simo, tutti, ciao grazie. Ciao, Vale. ciao, ciao, ciao. Allora, ragazzi, una felice Pasqua perché appunto per quanto riguarda domani, ciao Sonia, noi ci sentiamo per darci gli auguri. Ciao Germana, grazie a te, grazie per essere stati qui. Ci sono ancora 3 minuti e vorrei ricordare magari alle persone che si sono collegate adesso che dal mio profilo Instagram, non questo, ma quello aziendale World Makeup, è in atto un bellissimo giveaway. Mi fa felice per tutte le persone che posso raggiungere e che vogliono partecipare. Leggete il regolamento, è un post di qualche giorno fa. Scadrà questo giveaway il 13 sera. Il 14 c'è l'estrazione per 3 vincitori, 3 vincitrici, che vincono appunto 3 prodotti World Makeup, ognuno dei 3 vincitori. Il regolamento è semplice. Sia le persone che partecipano e che nominano altre persone dovranno mettere like alla pagina, come si fa sempre, fare chiaramente, ciao Simo amore, fare una foto e pubblicarla sulla storia con l'hashtag Io resto a casa con VOR Makeup. Le persone che partecipano devono essere italiane e maggiorenni con un profilo pubblico e non privato. Quindi sia chi nomina, sia le 3 persone nominate, mi raccomando, devono fare le stesse azioni. E con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo lunedì. Parleremo di skincare. Buona Pasqua a tutti e forza!